Siamo alla presentazione di Quartiere SLTV in compagnia di Eleonora Giorgi. Ciao. Ciao a tutti. Grazie per voler parlare un po' con noi. Sono una grande atleta di Milano. Tu sei partita facendo mezzo fondo, sì, e poi ti sei spostata nella marcia a causa di un infortunio. Cosa consiglieresti ai ragazzi che magari vogliono intraprendere un'attività atletica come può essere quella appunto del mezzo fondo e della marcia? Sì, consiglierei ai ragazzi di provare qualsiasi disciplina dell'atletica, perché l'atletica è un bellissimo sport e, come dico spesso ai ragazzi, non si sta mai in panchina, quindi si trova sempre qualcosa da fare. Provare tutte le discipline e poi si sceglie quella in cui uno è più portato, tu si diverti di più, gli piace di più, ti trova gli amici. È stato il tuo percorso? Sì, esatto, io ho iniziato alle scuole medie, ho iniziato a fare le campestri, poi mi sono appassionata al mezzo fondo e a causa di un infortunio sono passata alla marcia, anche se inizialmente non mi piaceva tanto, poi però ho scoperto che era la disciplina che faceva per me. Nel 2016 c'è un impegno molto importante che è quello di Rio, però non corriamo troppo. Cerchiamo di dare qualche consiglio magari ai ragazzi. Fare attività sportiva lo consigli assolutamente, aiuta anche a vivere meglio. Sì, io consiglio ai ragazzi, ma soprattutto agli adulti, anche agli amatori, è importantissimo fare qualsiasi disciplina sportiva, sia una corsetta, andare in palestra, una camminata, basta anche solo mezz'ora al giorno, due volte alla settimana, ma è importante per sentirsi bene e poi per stare in forma. Però la domanda su Rio 2016 devo fare, cosa ci dobbiamo aspettare? Beh, diciamo che il sogno che poi è un po' quello di tutti gli atleti è quello di una medaglia, poi incrociamo le dita e per scaramanzia non aspettiamo, io sicuramente mi allenerò, cercherò di dare il massimo come tutte le gare. Quest'anno è stato, 2014 è stato un grande anno per me, è stato quello del salto di qualità e ho raggiunto 3 record italiani nei 3, 5, 20 km, quindi sicuramente questo è un punto di partenza, io non mi accontento e guardo al futuro. Un saluto agli amici di Sportsmall. Ciao Sportsmall, alla prossima, un bacio.